Una quarantina di anni fa stavo facendo una lunga camminata tra cime a me sconosciute in quell'antica regione delle Alpi che penetra in Provenza. Erano lande nude e monotone tra i 1200 e 1300 metri di altitudine. L'unica vegetazione che vi cresceva erano erbacce legnose e bassi arbusti. Una desolazione assoluta. Attraversavo la regione nella sua massima larghezza e dopo 3 giorni di cammino mi ritrovai in un villaggio abbandonato. Il vento urlava tra gli scheletri delle case vuote. Non avevo più acqua dal giorno prima e avevo necessità di trovarne. Perdonate signora, sto cercando una fonte. Ho le borracce vuote e non bevo da ieri. Qui non ci sono fonti. Se non fossi in questa situazione non ve lo chiederei, ma se c'è dell'acqua in quelle fiasche potrei averne un po'. L'acqua serve a me. Vattene! Lei mi ha tolto da una situazione difficile. Eppure sono un buon escursionista. Ma questa volta mi sono proprio trovato in difficoltà. Pensi, sono rimasto stupito dal comportamento di una contadina di un villaggio che pensavo disabitato. Pensi che mi ha addirittura negato un sorso d'acqua. Sono persone difficili. Ci sono solo 4 o 5 villaggi, un po' meno in rovina di Bordeaux. Bordeaux? Sì, Bordeaux. Sono sparsi sulle pendici dei monti. Ci abitano i boscaioli che fanno i carbonari. Sono paesi dove si vive male. Le famiglie sono chiuse, le une contro le altre. Le donne covano dei rancori. E gli uomini sono in concorrenza su tutto. Dalla vendita del carbone ai banchi della chiesa. E poi, questo vento irrita i nervi. Ci sono suicidi e numerosi casi di follia omicida. Sì, però lei non è così. Le conviene dormire qui stanotte. Perché il villaggio più vicino è una giornata di cammino da qui. Domani andremo sul crinale e vi indicherò la strada. Dopo cena, prese da un sacco delle ghiande, cominciò a esaminarle una ad una, separando le buone dalle guaste, formando con le buone dei mucchietti sul tavolo. Quando ebbe 100 ghiande perfette, rimise le ghiande nel sacco, le bagnò e andammo a dormire. Thank you.
è vostro questo terreno? No. È di qualcuno che conoscete? No, è terra comunale. O comunque di gente che non se ne occupa. Comunque non ha molta importanza. Perché lo fate? Cosa? Perché piantate querce? Ma io non pianto solamente querce, ma anche faggi e betulle. Cos'è per voi, un lavoro o cosa? Quando mi sono stabilito qui, dopo la morte di mia moglie e mio figlio, sono rimasto colpito da questa desolazione. Ero sicuro che questi luoghi sarebbero morti per mancanza di alberi. Ho delle mucche sul pasco. Non avendo cose più importanti da fare, ho deciso di cambiare questo stato di cose. Ma il terreno arido, non crescerà nulla. Hai ragione. I 100.000 alberi che ho piantato, ne sono rimasti solamente 10.000. Guarda, quelli ce l'hanno fatta. Non hanno più paura dei roditori. Hanno radici profonde, che arrivano fino all'umidità, e cresceranno dove prima non c'era nulla. Avevo considerato il progetto di quell'uomo come una bizzarria, un passatempo, al pari di una collezione di francobolli o farfalle. L'anno seguente, poi, ci fu la guerra del 14 che mi impegnò per 5 anni. Un soldato di fanteria non può pensare agli alberi e mi scordai completamente di lui. Finita la guerra, mi ritrovai con una minuscola indennità di congedo, ma con il grande desiderio di respirare un poco di aria pura. Ripresi quindi la strada di quelle contrade deserte. Non vuoi un uovo? Quanto vi devo? Grazie. Tu hai fatto la guerra? Sì. Avete capito della mia medaglia? No, l'ho capito dagli occhi. Bevilo, è fresco. Fu in quel momento che mi ritrovai di nuovo a pensare a Bouffier e alla sua bizzarra attività di piantare querce. Grazie. Avevo visto morire troppa gente e non mi risultò difficile pensare che anche lui potesse essere morto. Non era morto, anzi, era in forma splendida. Non si era curato della guerra e aveva continuato a piantare querce. Le prime del 1910 avevano 10 anni, erano più alte di me e di lui, uno spettacolo impressionante. Negli anni che seguirono, Bouffier continuò la sua attività. Non si curò della guerra del 39 come aveva fatto con quella del 14. Come era nel sogno di quell'uomo, il territorio mutava, ma così lentamente che entrava nell'abitudine delle persone che non si accorgevano della trasformazione, perciò nessuno lo disturbava. Se l'avessero saputo, l'avrebbero certamente ostacolato. Quando il bosco non poté più nascondersi, le autorità decisero di intervenire. Fortunatamente,
per difendere quella foresta nata per loro dal nulla. Un capitano della forestale, mio amico, facente parte di una delegazione governativa in visita alla foresta di Vergonò, volle conoscere personalmente l'artefice di questo miracolo. Sono piante sanissime. Grazie. Noi riteniamo le querce un simbolo di robustezza e solidità. Le riteniamo piante quasi eterne, invece sono attaccabili da molti parassiti. Ho visto piante di 50 anni seccarsi in poco tempo. Ah, non ci sono solo i parassiti da tenere lontani. Già. E infatti ho fatto nominare 3 nuove guardie forestali e ho promesso loro la galera nel caso si mettano d'accordo con i boscaioli. Lei, Boffier, ha trovato un modo meraviglioso per essere felice. E noi le siamo tutti veramente grati. Nel 1913 a Vergonò abitavano 12 persone. Vivevano come dei selvaggi. La loro situazione era senza speranza. Non avevano altro da fare che attendere la morte. Ora era tutto cambiato. Quei poveri paesi sparsi tra le montagne tornarono poco alla volta posti dove si aveva voglia di abitare. E questo grazie al signor Buffier. Buongiorno, signor Buffier. Buongiorno. Come va? Bene. Bene? Lei sta bene? Non ha freddo solo con la giacca? Sto bene. Va bene, allora fra 15 minuti in sala pranzo. L'aspettiamo. Va bene, grazie. Ci vediamo dopo, signor Buffier. Se metto in conto quanto ci è voluto in costanza e generosità per ottenere questo risultato, l'anima mi si riempie di rispetto per quel vecchio contadino senza cultura che con le sole proprie risorse fisiche e morali ha saputo portare a buon fine un'opera degna di un Dio.